Un impulso alla semplificazione amministrativa si è avuto nel 2016 con il decreto legislativo numero 222, che ha diciamo, è indicato come decreto Scia 2. Con questa riforma si è avuta, soprattutto in ambito edilizio, si è avuta l'abrogazione della DIA, ovvero la precedente denuncia di inizio attività che era utilizzata nell'ambito edilizio e in particolare nel testo unico sull'edilizia, nell'edilizia di cui al DPR numero 380 del 2001, ed inoltre si ebbe con questo decreto l'abrogazione della CIL, ovvero la comunicazione di inizio lavori non asseverata, che oggi diciamo, è ancora presente solo in una ridottissima casistica. Successivamente è stata appunto introdotta anche in ambito edilizio la SCIA, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, che oggi è largamente utilizzata anche come alternativa al permesso di costruire. E quindi, anche qualora fosse necessario richiedere preventivamente un permesso di costruire, è possibile presentare una SCIA particolare, che è appunto detta SCIA alternativa al permesso di costruire o brevemente super SCIA. La SCIA in generale abbiamo visto che consente, diciamo, tramite una liberalizzazione e una semplificazione soprattutto dei procedimenti amministrativi, consente di sostituire una serie di precedenti atti che prima erano, i provvedimenti che prima erano utilizzati, in particolare sostituisce precedenti autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla osta tramite una semplice segnalazione. In generale, tale segnalazione, nella sua, diciamo, versione di base, ovvero non la super SCIA, ma quella, diciamo, ordinaria, la SCIA viene richiesta quando da parte della pubblica amministrazione è necessario eseguire una serie di controlli basati essenzialmente andando a controllare una serie di requisiti da parte del soggetto che inizia quella determinata attività, che abbiamo detto può essere un'attività economica, in quanto in questo caso la SCIA viene presentata presso il SUAP, lo sportello unico per le attività produttive, oppure può essere un'attività edilizia, e quindi in questo caso viene presentata presso il SUAP, ovvero lo sportello unico per l'edilizia. La SCIA ordinaria, quindi come è stata concepita all'articolo 22, in particolare del DPR 380 del 2001, per quanto riguarda la SCIA in ambito edilizio, in particolare può essere presentata in una serie di interventi edilizi più, diciamo, leggeri, in particolare, cioè, diciamo, meno impattanti. In particolare, può essere presentata nel caso di manutenzione straordinaria pesante e di oppure di restauro e risanamento conservativo pesante. In questi casi, quindi, si parla di manutenzione straordinaria pesante o restauro e risanamento conservativo pesante, qualora le attività, cioè, questi interventi edilizi intervengono sulle parti strutturali. Successivamente abbiamo invece la SCIA può essere ancora presentata nel caso di ristrutturazione edilizia, però di tipo leggero, ovvero quella di ristrutturazione che non comporta mutamenti essenziali dell'organismo edilizio, del fabbricato. Quindi, ad esempio, non vi è una variazione, un aumento di cubatura, ovvero ancora non vi è, ad esempio, un mutamento delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari del fabbricato. Ed infine può essere utilizzata qualora vi siano delle varianti
ad un precedente permesso di costruire che è stato rilasciato, che però non comportano delle modifiche ai parametri vincolati, quindi diciamo per la variante, la variante stessa ricade in uno degli interventi che abbiamo citato precedentemente, di manutenzione straordinaria pesante, restauro e risanamento conservativo pesante o ristrutturazione edilizia leggera. E infine possono essere previsti, diciamo, per la scia anche una serie di altre casistiche di interventi come previsti dalle leggi regionali che appunto disciplinano per la singola regione la materia edilizia. Le condizioni, diciamo, per il rilascio della SCIA sono quelle che, diciamo, quelle stabilite dalla legge, ovvero il privato o il soggetto interessato in generale che presenta la SCIA deve essere, diciamo, avere una serie di requisiti e presupposti richiesti dalla legge. E la pubblica amministrazione dal canto suo deve essere abilitata e deve essere appunto l'organismo adatto a poter, diciamo, a potersi interessare per quel determinato provvedimento. E qualora, diciamo, dai controlli eseguiti dalla pubblica amministrazione a seguito della presentazione della SCIA dovessero sorgere delle problematiche, la pubblica amministrazione può disporre la sospensione dei lavori e la rimozione degli eventuali effetti, diciamo, provocati dagli stessi, quindi diciamo, viene imposto il ripristino della situazione preesistente, entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA, in quanto in generale, come nel caso della SCIA ordinaria, l'inizio dei lavori, può avvenire lo stesso giorno. In generale, l'inizio dell'attività avviene lo stesso giorno, può avvenire lo stesso giorno in cui viene presentata la segnalazione. Diverso è il caso della super SCIA, che abbiamo visto essere un'altra tipologia di SCIA che in ambito edilizio può essere utilizzata in alternativa, come alternativa al permesso di costruire. E in particolare viene richiesta nel caso di ristrutturazioni edilizie di tipo pesante e quindi che hanno delle mutazioni e delle modifiche essenziali, oppure nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, ovvero quegli interventi che avrebbero richiesto un permesso di costruire, nonché nel caso di nuove costruzioni, qualora appunto l'utilizzo della super SCIA è concesso, diciamo, è previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. In questo caso, per quanto riguarda la presentazione, la super SCIA deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Un ulteriore strumento di semplificazione, soprattutto in ambito appunto edilizio, e un'ulteriore segnalazione che è stata introdotta è la SCA, ovvero la segnalazione certificata di agibilità. Questa segnalazione è stata introdotta in luogo del precedente certificato di agibilità che invece era utilizzato appunto in passato. Questo documento, diciamo, questa segnalazione attesta che vi sono delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salubrità, nonché di risparmio energetico degli edifici o degli impianti che sono stati interessati da lavori e da interventi edilizi. In particolare si parla di agibilità, la SCA, ovvero, mentre invece in passato soprattutto, l'agibilità spesso veniva confusa anche con l'abitabilità. Si parla di agibilità, diciamo, i due termini sono simili e per certi versi sinonimi, però hanno in realtà significati leggermente diversi. In particolare l'agibilità si attiene soprattutto ai requisiti di sicurezza delle strutture e alla loro stabilità, quindi la capacità che hanno le strutture di cui le parti strutturali dell'edificio
che hanno, diciamo, la capacità che loro hanno di sostenere i carichi a cui sono soggette. Mentre invece nel caso dell'abitabilità, che diciamo, spesso viene, questo termine comunque viene utilizzato, l'abitabilità riguarda invece soprattutto i requisiti di salubrità e di igiene che sono necessari al fine di adibire quell'edificio ad una certa destinazione d'uso, che può essere ad esempio un'abitazione, un ufficio, oppure un edificio agricolo e così via. In queste situazioni appunto si hanno dei requisiti differenti. E per quanto riguarda gli adempimenti e le verifiche, per quanto riguarda la SCA, per poter presentare la SCA, vi saranno una serie di accertamenti di natura sanitaria, urbanistica ed edilizia, statica e catastale, nonché per quanto riguarda la sicurezza, gli impianti e l'isolamento termico. Il luogo dove presentare la SCA è in generale lo sportello unico per l'edilizia, e quindi diciamo è un punto unico, e la presentazione della SCA è obbligatoria in una serie di situazioni, in particolare nel caso di nuove costruzioni, oppure nel caso di ricostruzione o sopraelevazioni totali o parziali, ed infine nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti con appunto un intervento edilizio, che in generale va ad influire sulla sicurezza, sull'igiene, sulla salubrità o sul risparmio energetico.